E da lì è nata l'idea di cercare di capire cosa cavolo ci fosse dietro questa storia. Allora cosa è successo? Che a un certo punto si sono letti tutti i libri, tutte le biografie pucciniane, si sono lette nel senso che eravamo 16 ragazzi più noi, insomma eravamo quasi una ventina di persone che lavoravano per 6 anni intorno a questa ricerca, a questa indagine. Si sono lette centinaia di lettere di Puccini scritte in quel periodo in cui avvengono i fatti, che sono depositate presso il Centro Studi Puccinari di Lucca, e lì si leggevano delle frasi sibilline, delle cose poco chiare, delle cose che non si capivano, degli accenni a qualche cosa di misterioso che era successo intorno a questo episodio, però non si riusciva ad arrivare a niente. A un certo punto, casualmente, uno dei miei allievi aveva trovato su una bancarella un libricino che non era rientrato nella nostra bibliografia di studio e di ricerca, un libricino su Puccini intitolato Puccini Minimo, scritto da un giornalista perugino che si chiamava Aldo Valeroni. L'aveva preso, l'aveva letto ed era rimasto colpito da una frase che aveva trovato in questo libro. La frase era questa: il famoso Don Giovannismo di Giacomo Puccini non era fine a se stesso, ma era funzionale alla sua creatività musicale. Cioè lui, ogni volta che scriveva un'opera, doveva avere una storia con una fanciulla che assomigliava all'eroina dell'opera che stava scrivendo. In questa relazione, in questo processo di identificazione, lui trovava la spinta emotiva per comporre le arie che tutti riconoscono. Allora, quando partiti da questa ipotesi, si è detto, ma porca miseria, ma cosa sta scrivendo Puccini quando avviene il fattaccio di della cameretta? Sta scrivendo la fanciulla di lui. Allora abbiamo letto il libro, il libretto della fanciulla di West, e ci siamo resi conto che il personaggio di Minni, che era un personaggio di donna volitiva, andava a giro con le pistole, andava a cavallo, trattava gli uomini alla pari, cioè era una tosta, non somigliava per niente alla povera cameriera, alla povera donna Manfredi, la cameriera Puccini, che invece era una ragazzotta di campagna, timida, introversa. Allora si è detto, allora, o questa ipotesi di Valleroni è una balla, oppure nell'entourage di Torre del Lago c'è un'altra donna che assomiglia all'eroina della fanciulla di West. E siccome contemporaneamente a questa indagine c'era un gruppo di miei allievi che stava raccogliendo immagini di Torre del Lago dell'epoca, hanno raccolto qualche centinaio di fotografie d'epoca, avevamo notato e ci avevamo incuriosito la presenza di questo chalet sul lago, e qualcuno si era informato, questo chalet come si chiamava chalet Emilio, ma chi c'era, chi non c'era. A un certo punto è venuto fuori che in questo chalet, che avevamo scoperto che c'era delle strane analogie con il salon della fanciulla dell'Ovest, era gestito da una ragazza che si chiamava Giulia Manfredi, cioè ha lo stesso cognome della Doria Manfredi, la cameriera del Cucino. Abbiamo scoperto che Giulia Manfredi e Doria Manfredi erano cugine. Emilio era il fratello del padre di Doria. Le due ragazze erano non solo coetanee, non solo cugine, ma anche molto amiche tra di loro, erano molto legate le due ragazze. Per cui ci siamo subito immaginati una vicenda di questo genere. Puccini aveva una storia con Giulia, che guarda caso era una ragazzona alta, 1,80 m, andava a caccia con i fratelli, sparava meglio da tutti gli uomini, nello chalet trattava questi cacciatori e pescatori alla pari, eccetera. Cioè, più conoscevamo il carattere di questa Giulia, più scoprivamo le analogie con la Mini della fanciulla di West. Allora è lei il modello incarnato della Mini, per cui probabilmente con lei cucinava, aveva una storia, se è vera la tesi di Valeroni. Abbiamo cominciato a studiare la biografia di questa donna, che è morta tra l'altro nel 1976, per cui no, 2000 anni fa, per cui tutti la conoscevano, l'avevano conosciuta a Torre del Lago. E intervistando i vecchi del paese abbiamo cominciato a cogliere dei risolini, delle battute su questa Giulia, e a un certo punto abbiamo saputo che Giulia non si era mai sposata,
che stranamente nel 1923 era scomparsa per un anno dal Torre del Nardo, nessuno sapeva che fine aveva fatto. Dopo un anno è ritornata e ha continuato la sua vita a gestire questo chalet sul Nardo. Ci siamo sospettiti e siccome questa è andata a partorire, secondo me è rimasta incinta di qualcuno, è andata a partorire. Infatti, poi parlando con alcune persone, si è cominciato a dire insomma, che questa qua ha avuto un figlio e l'aveva venuto a partorire a Pisa e l'aveva lasciato a Bari a Pisa, questo figlio. Per cui ci siamo messi alla ricerca di delle tracce di questo figlio, siamo andati in comune, si è preso il volume del 1923 e si è trovato che Giulia Manfredi aveva partorito un figlio a Pisa e l'aveva lasciato a Bari a Pisa. Ci sono messi sulle tracce di questo figlio, si è scoperto che purtroppo era morto nel 1988, ma aveva lasciato una moglie e una figliola, tutta la vita. Per cui siamo andati in casa di questa famiglia, quando siamo arrivati per una volta ci hanno preso per matti, perché siamo attenti, ma guardi, mi fa vedere la fotografia di suo padre, questa signora, che ha fatto vedere la fotografia del padre. Ed era la somiglianza con Puccini, era impressionante. Quindi si dice, ma siccome era figlio di Giulia Manfredi di NN, mi è venuto un sospetto che questo NN fosse già con Puccini. E questi sono cascati dai nomi. Comunque noi ci siamo messi lì a osservare queste persone, abbiamo fotografate, tra l'altro non ho portato, ma ci avevo le fotografie di questa gente, cioè del padre di questo Antonio Manfredi, figlio di Giulia e di Enea, di sua figlia, e la somiglianza con Puccini anche della figlia era impressionante, finché un giorno è arrivato il nipotino di questa signora e lui guarda il ragazzino di 8 anni, 9 anni, non ti chiami? Giacomo. L'ho visto, ho preso un colpo perché era, siccome in tutte le biografie di Puccini c'è una fotografia di Puccini ragazzino, mi sono reso conto che quel bambino somigliava in maniera impressionante, peccato non ho portato le foto, ma è veramente incredibile, cioè dopo 150 anni il DNA funzionava perfettamente, i due giovanotti erano veramente sembrando fratelli, cioè, lì ci siamo resi conto che avevamo scoperto qualcosa di grosso e di importante. E poi abbiamo continuato a insistere e a intervistare questa famiglia di gente molto umile, tra l'altro molto semplice, persone molto tranquille, eccetera, per cercare di ricostruire il rapporto tra questo Antonio Manfredi e sua madre Giulia Manfredi. E abbiamo scoperto che questo disgraziato di Antonio ha fatto una vita terribile perché sua madre non ha mai voluto che andasse a Torre del Lago, l'ha sempre tenuto lontano da sé. Questo ha fatto soltanto la quinta elementare e poi è andato subito a lavorare come operaio, ha fatto una vita terribile, ha fatto 2000 mestieri, è andato poco prima di morire, faceva il portiere di notte in un albergo di terza categoria a Pisa, ha vissuto sempre a Pisa. E a forza di insistere per ricostruire la biografia di questo Antonio Manfredi e di intervistare questa famiglia, abbiamo costretto queste persone a fare uno sforzo di memoria. Per cui anche quando non ci andavamo loro, tra di loro, sì, ti ricordi quella volta, praticamente abbiamo ricostruito l'esistenza di questo Antonio Manfredi. Questo esercizio di memoria che abbiamo costretto a fare a questa famiglia ha fatto sì che il genero, che è il marito della figlia di Antonio, si ricordasse a un certo punto di un episodio di 37 anni prima che aveva rimosso, che aveva criticato. L'episodio era questo. Nel 1976 muore Giulia Manfredi, vecchissima, 80 anni, 85 anni. Cioè. I parenti di Antonio, che sapevano che Antonio viveva a Pisa, telefonano a Antonio e gli dicono: guarda, tua madre è morta, noi abbiamo bisogno dell'appartamento di tua madre, ci sono delle cose di tua madre, se ti interessano le vieni a prendere, se no noi buttiamo via tutto, perché ci serve l'appartamento nuovo. Antonio non aveva la patente, si è fatto accompagnare dal genero che con la macchina è andato a Torre del Lago. Torre del Lago è entrato per la prima volta in casa di sua madre e ha cominciato ad aprire tutti i cassetti. Ha trovato nella casa della mamma una valigia vuota,
e tutto quello che era nei cassetti l'ha buttato dentro questa valigia. Ha riempito quando la valigia non c'entrava più nulla, l'ha chiusa a chiave, l'ha montata in macchina, l'ha portata a Pisa e l'ha messa a cantina. E da quel momento non ha più voluto aprire. Con questo gesto in qualche modo ha seppellito la mamma, con l'idea di sua madre non messa a cantina. Questa cosa è stata completamente poi dimenticata da questa famiglia. Se non che a forza noi di andare ad insistere, un giorno ci hanno telefonato, ci hanno detto che si è telefonata a casa, la vedete subito perché ci abbiamo cosa importante da farvi vedere. E quando siamo andati con Paolo a casa loro, ci sono trovati tutta la famiglia unita intorno a questa valigia aperta piena di carte. In questa valigia c'era una corrispondenza con Puccini, di Puccini con Giulia, che andava dal 1908 al 1922. Per cui una storia d'amore durata tantissimi anni, ho detto che la storia Puccini faceva quello che gli pareva, aveva avuto altri amanti, eccetera. Però la cosa interessante è che questo rapporto con Giulia è rimasto praticamente fino alla fine. Fotografie con dedica di Puccini a Giulia, dove si vede Puccini che invecchia anno dopo anno, e tutti gli anni però rimanda questa dedica. Cartoline da tutto il mondo, dall'Inghilterra, dall'America, eccetera, e poi sotto tutte queste carte, documenti vari, eccetera, sotto tutte queste carte c'era una busta, una grossa busta di carta gialla con un sigillato, chiusa con un sigillato. L'abbiamo aperta e dentro c'era raccolto in maniera molto ordinata tutta la corrispondenza relativa alla morte di Doria e al processo che si è tenuto dopo la morte di Doria contro la moglie di Puccini. La moglie di Puccini è stata processata a Lucca nel luglio del 1909, è stata condannata a 5 mesi e 5 giorni di carcere per istigazione al suicidio, perché il tribunale di Lucca ha riconosciuto che la ragazza era innocente, che è arrivata al suicidio dietro la pressione e la violenza subita dalla moglie di Luigi. Ecco, vedete? Quella è la cancellata della Puccini, e guardate che l'acqua è proprio subito lì, c'è lo stradello come noi abbiamo ricostruito nel film. E la ripresa è stata fatta dal pontile dello chalet di Emilio, che era proprio da lì. Ecco, state a vedere, adesso Puccini stacca una rosa da questo rosetto e se la mette all'occhiello. Questa cosa apparentemente insignificante, in realtà è interessante perché forse è la spiegazione perché questo film non ha mai avuto distribuzione, non è mai stato visto da nessuno. Perché le rose, come sapete, fioriscono di maggio. E cos'è successo il 24 maggio del 1915? È scoppiata la primavera mondiale, per cui quella è la causa probabilmente per cui questo film nessuno l'ha mai visto. Yeah.
Ecco, quello dietro di lui è Mick. Quella là è la villa che noi abbiamo usato per il film, che non è Villa Buccini ma è Villa Orlando, e quella è la torre dove noi abbiamo ambientato lo studiolo di Buccini. Quella laggiù che si vede è la torre che ha dato il nome a quella del lago, che è stata fatta saltare dai tedeschi nel 1944. Ecco, questi sono i famosi barchetti, ed erano, ce n'erano una trentina a quei tempi sul lago di Massaciuccoli. Erano scomparsi tutti, noi ne abbiamo ritrovato uno affondato nel canale, l'abbiamo recuperato, restaurato, è quello che avete visto nel film. Questo signore qui che con la barba che accanto a Puccini è Carlo Carignani, ed era quello che metteva in che creava le partiture per solo pianoforte delle opere di Puccini. Paola ha utilizzato una partitura del 1912, mi pare, scritta da Carlo Carignani per poter creare le musiche che avete sentito nel film. Sono proprio i pezzi lavorati. Ecco, questo è interessante perché si vede questa ragazza che arriva, è la sorella di Giulia, poi si vedrà anche la madre di Giulia e Giulia. Ecco, questa qui che lava i panni non è la madre di Giulia, e Giulia è laggiù dietro, nascosta dietro Puccini, la vera Giulia, che parla con Carignani. Puccini parla con la sorella. Che è Gioacchino Forzano, quello sul cancello, probabilmente è il regista di questo documentario. Gioacchino Forzano, se chi non lo sa, è quello che ha costruito gli stabilimenti cinematografici qui sopra di Quebec. La scena della caccia che avete visto nel film prima di trovare questo documentario, l'abbiamo trovato, siamo rimasti colpiti da questa cosa. È un falso. Sì, purtroppo qui è un problema del direttore che fa i bianchi troppo sparati. Comunque c'ha un cane, lui è la cagna, Lea, carezza la cagna.
Ecco, questa scena è molto interessante perché è colorata a mano, acquerello, infatti è un po' sciupata, non si è potuta restaurare perché si trova spostata il colore. Fotogramma per fotogramma è stata colorata a mano. Avete visto, abbiamo visto un film muto, avete visto che nel film che abbiamo appena finito di vedere si vede Puccini che suona il pianoforte. Allora, il nostro interprete, Riccardo Moretti, che è un compositore ed è un pianista, come dice nel film, è vero, osservando al rallentatore, al computer, le dita di Puccini sulla tastiera mentre suona, è riuscito a capire la musica che stava suonando. Allora ha inciso le stesse note, lo stesso ritmo, e abbiamo provato a doppiarlo, per cui adesso vi faremo vedere il risultato. Passa un po'. All'inizio che le ragioni per cui abbiamo fatto un film senza dialoghi erano due, in realtà ne ho detto solo una. La seconda è una mia idea di cinema, e cioè che il cinema che stiamo consumando in questi ultimi anni è un cinema dove lo spettatore ha un ruolo passivo. I film che vediamo sono film dove lo spettatore si siede, paga il biglietto, si siede sulla seggiola, viene imbottito di immagini, spesso immagini molto violente, molto aggressive, e il pensiero dello spettatore non esiste. Io invece sto portando avanti da molti anni un'idea di cinema del pensiero, cioè un'idea di cinema dove lo spettatore possa esprimere un proprio giudizio critico su quello che vede, possa riflettere, possa pensare, possa immaginare, perché credo che la cosa più importante che noi abbiamo sia proprio la capacità del pensiero, e ce la stanno togliendo, e ce la stanno togliendo soprattutto con lo strumento del cinema e della televisione, e chi possiede, che ha il potere su questi strumenti, lo sta usando proprio per farci fuori dal punto di vista intellettuale. Io faccio un cinema di opposizione, e allora il fatto di non aver messo i dialoghi, oppure di aver messo dei dialoghi che non si capiscono perché sono lontani o perché ci sono dei rumori che li coprono, eccetera, in qualche modo costringe gli spettatori a immaginare le parole che non si sentono. E questo fatto di immaginare è un lavoro che ciascun spettatore fa, per cui mentre vede il film immagina, pensa, crea. Ecco, questa capacità di creare è secondo me una sorta di anticorpo nei confronti di un sistema cine-televisivo come quello che subiamo quotidianamente, che è profondamente negativo e che ci sta distruggendo il cervello. Ecco, per cui sto facendo questi film per questo motivo. Grazie e buona visione.